ascoltando Radio Registration. I came to Spain and I saw people partying. A tu per tu con... E buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station, un'altra puntata di A tu per tu, l'ultima puntata del mese di maggio. E insieme a me, come sempre, abbiamo Luigi. Ciao Luigi. Ciao, buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Free Station. E poi abbiamo la nostra Laura. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E poi abbiamo lei, Antonella Musetti. Ciao Antonella. Ciao, ciao, buonasera a tutti, che piacere sentirvi. Il piacere è tutto nostro e lo sai benissimo, per noi è un onore averti Grazie. Qui in radio. Io vorrei fare così una piccola panoramica di quello che è stato il tuo passato e poi parleremo del presente e del futuro. Tu sei una show Girl, è una conduttrice televisiva italiana che ha debuttato con enorme successo a Non è la Rai. Esatto. Ecco, e poi hai fatto anche la modella, l'attrice e la ballerina. Di queste tre attività, qual è quella che ti veste meglio? Ma guarda, diciamo che già che in Italia ti danno la possibilità negli anni di sviluppare qualche altra dote, non è da buttare via, però io sono abbastanza vicina alla gente, sono una persona molto molto semplice, del popolo, quindi se riesco a parlare mi fanno sempre felice, questo è fondamentale per me. Poi dopo sai che purtroppo il lavoro non sempre si può scegliere, ma il panorama è stato quello che è stato, quindi a volte devi fare anche per vivere quello che ti richiedono, e l'ho fatto comunque molto volentieri, perché poi mi ha formato, tutto quello che ho fatto mi ha formato. Quello che non ho accettato erano evidentemente cose che mi facevano solo perdere tempo. Senti, Verdone, Carlo Verdone e Mike Buongiorno, sì. Che ricordi hai di lui? Beh, di Mike, lui del primo e del secondo. Del mio cuore, io sono sempre vicino a lui. Lui mi ha insegnato tantissimo, i tempi televisivi, mi ha insegnato anche come stare davanti alle telecamere, nonostante io venissi già da tanti anni in televisione, però con lui diciamo che ho raffinato ancora di più, no? Quello che è lo stare davanti a un obiettivo, e è un grande maestro. Verdone è un'altra cosa, io lì feci l'ultimo provino, stavano chiudendo il cast, quindi peccato, che se no avrei fatto magari qualcosina in più. È stata una piccola parte, però me la ricordo con molto piacere, perché Carlo Verdone è una persona simpaticissima, meravigliosa, e quindi è una piccola parentesi del cinema che comunque fa parte del mio bagaglio. Senti. Mettila, io ci terrei ad aggiungere una terza persona comunque, sì, visto che è scomparsa da poco tempo, quindi sì, vorrei un ricordo di Gianni Boncompagni, certo, da parte di Antonella. Sì, infatti era la terza persona, sì, che volevo nominare. Dico sempre la riconoscenza, no? Perché in Italia questa parola è poco usata, e io invece ci tengo, ogni volta che parlo di lui dico sempre riconoscenza, perché è stato lui che mi ha scoperto, è stato lui che ha creduto in me, che da piccolina, insomma io ero già maggiorenne, e ho fatto gli ultimi 2 anni di Non è la Rai, poi mi sono sposata in diretta, quindi abbiamo chiuso il programma con il mio matrimonio, però lui comunque era molto amico di mio padre aveva ristrutturato la sua casa, quella della Carrà, quindi diciamo che mi ha fatto anche la testimone alle mie nozze, uniche nozze, quindi per me tutto questo ha un valore ancora più aggiunto di quello che mi ha insegnato in televisione. Grande, è un ricordo e un pensiero va in questo momento veramente a lui. Sì, certo, sempre. Senti, altri due nomi voglio farti io, Jocelyn e Clarissa Bart. Tu hai diretto La notte di Capodanno, intitolata appunto La nave di Capodanno. Quel periodo? Sì. Molto bello quel periodo, molto stancante, perché conducevo Rai 1 con Giletti tutti i giorni in diretta, quindi feci 2 giorni senza dormire praticamente, poi avevo la bambina pure piccola Asia. Quindi mi ricordo grande confusione, grande stanchezza, però beh, sai, stare comunque in una diretta televisiva Rai con il Capodanno è un ruolo molto prestigioso, quindi l'ho fatto con molto piacere. E Clarissa Bart, beh, che dire, si commenta da sola, una donna meravigliosa, in eleganza stratosferica, intelligentissima,
e un'icona per me. È vero, lo è stata anche per noi. Peccato che non c'è più in televisione, c'è stata tanta gentaccia e i top della grande fatica, no? Che c'è stata con Massimo Giletti quando tu praticamente lavoravi tutte le mattine in Rai. E... sì, tutti i giorni all'ora di pranzo. Noi eravamo in diretta dalle 14 alle 16:30. Quindi era allora, Mirtita, in attesa che tu faccia un po' di sorprese per la nostra Antonella, visto che ce ne sono un bel po' e il tempo è quello che è, quindi tu intanto prepara le sorprese mentre io e Laura facciamo qualche domanda anche sul presente. Cioè, io volevo cominciare subito col chiederti l'esperienza del Grande Fratello VIP insieme a tua figlia, che esperienza è stata? Ma sicuramente fare parte di un reality, diciamo, diverso, ossia il primo Grande Fratello VIP comunque era una cosa prestigiosa. Io poi ho un contratto con Mediaset che mi lega a loro in esclusiva da tanti anni, quindi bene o male ci sono delle cose che poi devi accettare, e l'idea mi piaceva molto. Mia figlia veniva da un anno molto difficile, con, purtroppo vabbè, poi abbiamo superato, però con la salute, quindi siamo state molti mesi in ospedale, insomma, e ce lo siamo tenuto ovviamente per noi, però mi andava di darle una possibilità per riacquistare fiducia in stessa e per comunque fare una cosa diversa che le desse un po' di, no, di voglia di ributtarsi nella vita. E l'ho fatto, sono stata molto contenta e lei è molto contenta, ha intrapreso questo lavoro barra gioco, perché poi alla fine questo lavoro non è più un lavoro ma è un palliativo, finché dura va bene, e nel frattempo studiava all'università, quindi insomma per il momento è stata una scelta positiva. Sì, infatti noi abbiamo già avuto qui proprio in questo programma un lunedì sera Asia in diretta con noi, e devo dire la verità comunque, intanto complimenti alla mamma perché l'hai educata benissimo. Grazie. È una ragazza, oltre che essere molto intelligente, anche molto simpatica, e mi è piaciuto il vostro percorso nel Grande Fratello VIP, perché comunque avete dimostrato... hanno cercato di metterci un po' in difficoltà, no? Saprai tutto, però alla fine è uscita la verità, quindi va bene, insomma. Avete dimostrato di avere... avete dimostrato di avere un grande carattere, e soprattutto tu hai dimostrato di essere una vera donna, perché una vera donna è soprattutto una vera madre, è quella che agisce d'impulso quando vede che la propria figlia è presa soprattutto presa d'assalto, conoscendo mia figlia sono cose che non farebbe mai nella vita, anche senza telecamere, quindi proprio una cosa che scendeva dal cielo come una doccia ghiacciata, e conosco molto bene Asia, so che ha dei grandi valori, quindi mi sono sentita di bloccare subito il giochetto che era stato architettato alle spalle, e è stato molto difficile. Da una parte, per fortuna che ero in diretta, è stata una fortuna da una parte, dall'altra più difficoltoso per me cercare di mantenere comunque il self control, è veramente stato molto difficile, proprio mi sono stupita di me. In quei momenti sì, bisogna poi bisogna stare calmi, perché sì, guardano, ci sono delle situazioni che sì, ti terribili. fossi stata magari fuori avresti reagito in maniera diversa, quindi esatto in quel momento devi anche ovviamente frenarti, però è anche giusto. Che, capirai, che ci guardava, che non ama molto il mio lavoro da sempre, poi un uomo di 76 anni, vecchia mentalità, ingegnere, quindi molto chiuso, e già sapevo che vedendo quella scena immaginavo la faccia di mio padre, e lì mi sono calmata. Laura. Sì, io innanzitutto volevo fare complimenti a Antonella per le sue... per la sua eleganza, abbiamo visto sempre, l'abbiamo sempre vista molto elegante, molto raffinata. Allora, da donna a donna, il tempo di vacanze, no? Che cosa mettiamo? Dacci qualche consiglio. Cosa mettiamo in valigia? Ma adesso ho visto che vanno tutti questi fiori, prati, girasoli, rose. Ed ecco la prima sorpresa, abbiamo qui per te la nostra, indovina un pochettino, io devo dirlo, è stata anche lei nostra ospite, è una ragazza simpaticissima, e te la presento, Miriana Trevisan. Che bello, ciao Antonella, come stai? Amore mio, come stai? Bene, tu? Oh, finalmente ci parliamo. Finalmente, però abbiamo fatto qualche vocale con Angelo e Marco per vederci, ma tu sei super impegnata.
Vabbè, solo quel giorno, riproviamoci, no? Dai, noi ci vediamo spesso, pure stasera vengono da me per mangiare una pizza tutti qua a casa mia, però tanto in settimana ci vediamo. Se sei a Roma ti chiamo. Va bene, cara. Grazie, amore, grazie. Ti voglio bene, sei sempre bellissima. Miriana, bacio a tua figlia. Grazie. Miriana, ti volevo chiedere una cosa. Miriana, ti volevo chiedere una cosa, velocemente. Che ricordo hai di Antonella, di quei tempi di Nonella Rai? Beh, Antonella, vabbè, di una bellezza strepitosa, questi occhi d'angelo e anche molto raffinata. Mi è sempre piaciuta tantissimo, insomma, ed ovviamente ero molto piccola, io ammiravo questa parte estetica sua, veramente questo corpo sinuoso, insomma, sempre una ragazza bellissima. E in realtà era anche molto dolce. Lo è ancora, sempre una ragazza molto dolce, cioè un lato nascosto che lei può sembrare, esatto, così, ma in realtà un lato molto dolce. Dolce, affettuoso, quindi è una cosa che magari nessuno conosce, è un po' segreto, ma se stai un po' con lei, al di là delle telecamere, di tutto, è generosa, affettuosa, insomma, è là di molto belli, al di là di questa bellezza che ha lei, ovviamente, però. Grazie, grazie, grazie. Una compagnone piacevole, cerca di, anzi, un po' anche in qualche modo suo di proteggerti, è molto dolce. Ti è piaciuta nell'esperienza? È un lato nascosto, non lo possiamo dire. Ti è piaciuta l'esperienza al Grande Fratello VIP, Miriana? Ti è piaciuta l'esperienza? A me è piaciuta, lei è stata più genuina che ha cercato di essere, oltretutto lì aveva due ruoli lei, oltre che essere un personaggio, doveva essere anche una madre, quindi non è stato facile perché una madre difende. E quindi ha fatto il massimo che poteva fare. Io penso, è un contenitore molto difficile, quindi in realtà lei si è comportata come poteva, genuinamente, insomma, da madre, esatto, e da concorrente. Che belle parole quelle di Miriana Trevisan. Grazie mille, Miriana. Ma figurati. Bacino, vi abbraccio. A presto. A presto, ci sentiamo, cara. Ciao, amore, ciao. Ti arrivano anche sentire Miriana. Sì, ti arrivano anche altri saluti da parte di Carmen Di Pietro, che in questo momento non è raggiungibile. Stavamo alla valigia per l'estate. Ah, che bello! Già che mi parli di estate, siamo arrivati, sono molto felice, anche se io ho un trasloco in corso per 20 giorni, morirei per il caldo che fa, però vabbè, ormai l'ho deciso. E io l'estate mi porto veramente tre cose in valigia: costumi, parei, vestitini e scarpe. Basta. Ecco, quindi l'essenziale. L'essenziale per il mare. Leggere, fresche, tanto il sole, già faccio lavoro, quindi va bene così. Certo, certo. E senti, scarpe invece? Scarpe, io nella mia valigia metto sempre due paia di belle scarpe con i tacchi per la sera, perché non si sa mai, se incontrassi l'uomo della vita mia, mi direi che comunque è bella. È un po' il sogno di tutte. Il giorno no. Il giorno la ciabattina da mare, l'infradito, piedi nudi, ecco, io sto sempre perennemente scalza, quindi adoro stare in libertà. La scarpa da ginnastica, solo faccio sport perché sennò è troppo calda, quindi evito pure quella. Nuda, ecco, insomma, piedi nudi. Quindi assolutamente nella libertà, più in libertà. Sì, io amo la libertà. Pensa che nella mia famiglia, da quando sono piccola, mi chiamano la zingara. Perché io, devi sapere che è una famiglia molto istituzionale, molto eleganti, molto chic, anche d'estate mio fratello va al mare con la camicia bianca, quindi proprio fighissimi. Io sono sempre stata invece la poverella, quella che voleva andare contro certe regole, ma da piccola, già 2 anni, e quindi ho fatto delle belle guerre per essere me stessa, e anche tuttora ogni volta che mi vedono mi dicono: amore, ti prego, un po' di trucco, un tacco, ti prego. E io dico: no, quando sono in libertà che non lavoro voglio stare come mi pare a me, molto molto zingara. Fai bene, quindi il trucco sarà sicuramente appena accennato. Sì, guarda, io detesto truccarmi, è una cosa proprio che odio, mi sembra di perdere tempo, però ovviamente lo devo fare.
quando ho delle cene, delle cose, eccetera, fa parte dell'essere femminile. Però se sto a casa mia, che vado in palestra o faccio la spesa o vado a fare le cose che fanno tutte le donne nella famiglia, mi sento un po' ridicola, quindi vado in tuta o in jeans e magliettina e body e gli occhiali da sole e via, insomma non serve. E certo, certo. Senti, il tuo tempo libero oltre allo sport, hai qualche hobby? Guarda, mi piace tanto stare con la mia famiglia, che vivono a un'ora di tempo, diciamo. Io sono a Roma Nord e loro sono a Roma Sud. Appena ho quel mezzo pomeriggio, un pranzo, una cena, corro da loro per stare con mio nipote, mio fratello, mio papà, mia mamma, i miei cugini. Insomma, noi siamo una famiglia molto numerosa e molto unita. Che bello questo, eh? Sì, questo è bello, sì, veramente. È l'unica parte. Non vi annoiate? Non vi annoiate? No, mai, mia mamma cucina sempre, dalla mattina alla sera, quindi casa dei miei genitori è sempre aperta per tutti, i miei amici, per me, mia figlia, i suoi amici, poi facciamo avanti e indietro. E tu a cucina come sei messa? Aia. Dicono che io sia molto brava, sono molto brava. Ah beh, allora hai ripreso da mamma. Sì, mi piace tanto cucinare, proprio amo cucinare, non è una fatica, quindi già questo è un passo avanti quando ti piace. E faccio le cenette con i miei amici, tranne stasera che c'è la pizza perché non ho avuto tempo, però in genere mi dicono che sono veramente tanto tanto brava. Piatto preferito? Quello che cucini più? Allora, io adoro quello che ha più successo, diciamo, tra i familiari. La mia pasta con le vongole, la mia pasta con le vongole, perché ho una ricerca spasmodica per un certo tipo di vongole che piacciono a me, che sono molto saporite, che non sono le veraci, che assolutamente sono grosse e con poco sapore. Brava, le vongole della Triana sono pazzesche. Esatto, sì. E poi sono più piccoline, però sono gustosissime. Ah, però sono, cioè, hanno un sapore, che la pasta è veramente stupenda. E ho un segreto, che per fare quella cremina che fanno. Pronto? Le ristoranti. Ecco qui, sì, abbiamo lui, Giacomo Urtis. Ciao Giacomo. Sì. Che bello. Ciao cara, come va? Amore come mio. State? Sì. Bene? Bene, tutto bene. Tutto bene, noi ci siamo sentiti 3 ore fa. Sì, hai ragione. Allora Giacomo, io ti sento sempre. Giacomo è un mio grandissimo amico, oltre ad essere uno dei chirurghi più bravi che esistano sulla faccia dell'Italia e dell'estero. Però c'è un po' di parte, c'è un po' di parte. No, credetemi, è veramente il top del top. No, allora bravo. Giacomo, cosa ci puoi raccontare della tua bella amicizia con Antonella? Descrivicela un po'. Allora, Antonella, ormai la conosco da qualche anno, non dico da tanti anni perché poi fa un po' così, fa un po' anzianità, quindi non va bene. E quindi, no, la conosco da qualche anno, è una bravissima ragazza, oltre che una mamma splendida. E l'ha dimostrato appunto negli ultimi mesi, che anche Grande Fratello VIP, dove ha portato Asia, e come tutti avete visto, avete potuto vedere, hai visto come la sta crescendo, è fantastica. E, oltre che essere brava e bella, è già diventata una diva. E, quindi insomma, è stata una mamma esemplare. Comunque è una mamma diciamo divorziata, quindi che ha dovuto insomma, che non ha passato periodi bellissimi, però insomma ce l'ha fatta, quindi sono contento. Brava Antonella. Grazie amore, grazie mille, che carina. Ma stai, guarda che dopo ci sentiamo, vediamo se state sentiamo, ascoltando diciamo, Radio Free State. Certo, va bene. Ti sei, Giacomo, ti sei ripreso dopo l'Isola dei Famosi ormai? Sì, mi sono ripreso, sono ingrassato, quindi ragazzi, cara Antonella, devo stare un po' a dieta, perché sennò qua amore, ma tu sei favolo. Vai tranquillo, poi dobbiamo andare, sei top. Poi dobbiamo andare a Porto Cervo, in Cina, eccetera, qui dobbiamo un attimo, capisci che qua è tempo, esatto. L'età è tempo avanza, delle mele. In forma. No, il tempo delle mele. Quest'estate faremo tanti guai, Giacomo. Ok, salutiamo Giacomo Urtis. Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Allora, io prima di ripassare, state prendendo tutte persone che io veramente hanno tutte un pezzo del mio cuore. Prima di ripassare la linea alla nostra Laura, volevo chiederti una cosa. Ho letto sui social di sfuggita
una selvaggia Lucarelli che ce l'ha con te. Vogliamo capire che io cosa non è successo. Non aprirei questo capitolo. Lo chiudiamo completamente. Perché sono anni che sto combattendo il chiacchiericcio di basso livello di questa persona. Io ho delle cose private tra me e lei che risalgono a tanti anni fa, che okay. Non ho mai messo alla lettura di tutti, perché certo, sennò la rovino. Siccome non voglio fare il suo stesso gioco, provo a difendermi. L'unica cosa che dico è che si sta facendo questa lotta contro il bullismo, il cyberbullismo, e io sono una delle prime in Italia, esatto, che fa rappresentazioni, manifestazioni e cose. Quando tu, donna di, penso età mia, 40-45, hai un figlio adolescente e ti metti pubblicamente a massacrare i figli minorenni delle donne dello spettacolo, molto più fighe, più belle, più ambite di te, lo trovo veramente di un bassissimo livello. Questa è una cosa atroce, atroce, perché si può fare giornalismo, si può fare il gossip, si può fare la chiacchiera, ma non attaccando i minorenni, perché i minorenni vanno a scuola, si confrontano con gli altri ragazzi che non vedono l'ora di proprio fare bullismo, perché è l'unico modo per cui si sentono forti. Questa è una cosa che va debellata proprio, cioè io fossi qualcuno farei qualcosa contro questo argomento su di lei. Poi che attacca me, è invidiosa, non è invidiosa, non gliene frega niente, gliene frega qualcosa, cioè io vivo lo stesso, non la vedo nemmeno. Sì, infatti, era perché sbirciando un po' su internet si leggeva questa cosa qui che non ho mai capito il perché. Lei ogni 6 mesi, 7 mesi mi attacca per qualcosa. Evidentemente sono così importante per lei e vede che per me lei è proprio... Non la penso nemmeno, cioè A volte è l'invidia che fa parlare, C'hai delle domande, dico, di belle donne, no? Di belle donne della televisione, intelligenti, più giovani di me, più belle di me, ce n'è pieno. Lei ha questa cosa con me perché forse sono anche ben pensante e intelligente, allora questo le dà noia. E provo a ipotizzare, perché se sono un fattore estetico, mazza che brutta vita che fai. Ogni volta che esci vedi tutte belle ragazze e muori. Cioè, devi avere un attimo di tuo autocontrollo, autostima che ti fa andare avanti, no? Sì. Senti, io prima di passare, Antonella, prima di passare la parola alla nostra Laura, che ha delle domande particolari, sì, poi ti dirà lei perché, voglio mandarti saluti da parte di Ivan, che non fa altro che scrivere nella nostra community: bravissima Antonella, condivido il tuo pensiero, grande donna, io ti adoro. Che carino che è, grazie a Ivan con il cuore, a tutti i miei fans che mi scrivono di continuo su tutti i social. Cerco di leggere tutto, a volte è impossibile perché comunque sono anche mamma e faccio tante cose durante il giorno, però nel mio cuore ci sono tutti perché sono veramente persone speciali. Come sei tu d'altra parte? Grazie. Ma è Laura. Allora Antonella, noi siamo seguiti dal giornale Gossip TV. Ho tre domande da parte di Antonella Latilla, ovviamente se c'è qualcosa a cui non vuoi rispondere passi. Sai perché non ti posso rispondere? Ti dico solo questo, sì, perché sono in esclusiva con Diva e Donna, ho fatto delle foto 6-7 giorni fa e esce l'articolo la prossima settimana, quindi per correttezza lavorativa e di parola non posso rilasciare nessun tipo di gossip. No, tranquilla, se puoi, non puoi anche non rispondere, io te le faccio lo stesso. Ok? Sì. Allora, dopo il Grande Fratello VIP hai fatto poca televisione, è stata una tua scelta? Allora, fare poca televisione, ossia che tipo di televisione c'era dopo Grande Fratello VIP? Poco e niente. Quindi stare in TV tanto per esserci non mi è mai piaciuto, altrimenti non sarei durata 22 anni. E mi piace fare televisione quando condivido un programma, quando mi diverto, quando ovviamente vengo retribuita bene, perché comunque per me è anche vita, e quindi quando trovo cose che non mi destano molta attenzione evito, preferisco sparire un po', stare sui social, girare il mondo quando posso e poi riapparire quando c'è qualcosa di buono. Beh, giusto, fa una piega. Giusto. Sì, non ci devi essere per forza come il prezzemolo, insomma. È vero, anzi il prezzemolo poi alla fine stanca un po', no? Stomaca, brava. Esatto. Allora, sei riuscita ad avere un chiarimento con Giulia Dell'Ellis dopo il Grande Fratello?
Ma no, ma non interessa nemmeno, cioè, ma quella ragazza c'ha 20 anni, qualsiasi mia figlia, si è resa conto da sola di aver esagerato o manovrata da qualcuno, però insomma a me, io non ce l'ho con nessuno poi alla fine, figurati, sono ragazzi giovani, è giusto fare le cose che vogliono fare, però poi io lì mi sono difesa, ho difeso quello che dovevo difendere, finisce là, per me non c'è niente, nessun fastidio, nessuna cosa contro, tuttora zero veramente, se te la incontro non c'è nessunissimo problema. Perfetto. Poi altra domanda, sono quattro in realtà, è vero che Asia parteciperà a Temptation Island? No, assolutamente no, infatti no, Filippo è nostro amico, il conduttore, ma Asia ha altri progetti, quindi non va a fare assolutamente la corteggiatrice, cos'è la tela della, quella che crea destabilizza la coppia, no, non è proprio il suo ruolo e poi non le interessa. E ultima domanda da parte di Antonella Latilla, come stai superando la fine della tua ultima storia d'amore? Ma io diciamo che ho sempre detto, arrivata a 41 anni, ho fatto sempre un bilancio molto onesto della mia vita amorosa, non sono molto fortunata e da una parte mi dico questo, ma dall'altra dico però te la vuoi te, nel senso che ho avuto un grande amore, il padre di mia figlia, avevo 18 anni, ero molto piccola, e poi Aldo Montano, con il quale ho convissuto 7 anni. Dopo questi due grandi amori, come faccio a trovare uno che può bene o male supportare quel tipo di storie che ho avuto io? È molto difficile, anche perché io sono una con un carattere abbastanza fermo, quando mi si dice una cosa è quella, quando amo, amo veramente, e quando vedo che c'è amore sicuramente, ma non è quel tipo di amore che voglio io, riesco ad avere la forza per chiudere, girare le spalle e definitivamente andarmene. Eh sì, ed è l'unica cosa da fare tante volte. Sì, tanto è tutto inutile, insomma siamo grandi, no? Quindi le cose le sappiamo, se un giorno è nuvoloso, la sera c'è il diluvio, quindi evito, perché ho già sofferto tanto e in questa situazione sono riuscita a tenermi molto fredda. Quindi non ho sofferto un granché, ti dico la verità, mi stupisco pure di me, però forse il passato mi ha insegnato ad autodifendermi e quindi ho una barriera. Asia dice sempre, mamma, ci sarà il terzo grande amore, cioè, ho avuto papà, Aldo arriverà per forza, e quindi io sono inerme, un giorno magari arriverà. Sei in attesa, diciamo così, inerme è brutto, ma sei in attesa. Sì, diciamo che non faccio niente per trovarmelo, anche perché ho finito 2 mesi fa, quindi ora non sono neanche nella condizione mentale di avere un altro amore, mi deve proprio boom arrivare in testa, questo vorrei, certo. Ma non cerco niente e nessuno, perché non è una cosa che ho fatto mai nella mia vita. Perfetto, da gran donna, complimenti. Grazie. Ok, siamo quasi arrivati al termine, volevo fare... Sì, perché mi stanno per suonare che arrivano a cena. Sì. Ti faccio l'ultima domanda io. Progetti futuri? Allora, io spero, adesso d'estate non c'è niente, noi facciamo, che ne so, qualche stupidaggine, qualche serata, qualche presentazione, eccetera. Ho questo traslogo e sono molto felice di cambiare casa e cambiare energie. E poi spero proprio che la rete, cioè Mediaset, tra fine settembre e ottobre mi trovi una collocazione giusta. Quindi stiamo chiacchierando in questi giorni, c'è, diciamo, come per i calciatori, una specie di, no? Di fino a fine giugno di chiacchierate per capire dove stare, dove non stare, e spero di trovare una cosa che sia giusta per me. Tu sei tifoso romanista? Certo, infatti io sono. E allora un pensiero su Francesco Totti ce lo devi, dai. Ma parla pure lui da solo, cioè un calciatore di quei livelli che decide per tutta la vita di giocare per una città legandosi col cuore, l'anima e tutto, è un grande uomo, poi è un mio amico, lo conosco molto bene, sia lui che Ilarila, gliel'ho presentata io, pensa. Quindi proprio per me. Tu sei la persona che gli ha presentato Ilari? Sì, io e mio marito facevamo una cena a casa mia per presentare a Francesco, che si era invaghito di Ilari via televisione, Ilari Blasi, e da lì è nato questo grande amore. Quindi grazie. Mi sento un po' artefice insieme al mio ex marito di questa conoscenza. Grazie, grazie a te. Allora, questo non lo sapevamo. Quindi è vedi? una bella chicca. Ti mandiamo anche i saluti proprio di Alex Nuccedelli, che non siamo riusciti a metterci in contatto perché non gli prende il telefono, ma doveva intervenire per salutarti, e anche di Angelo Peluso. Ti salutano anche loro due.
Grazie, tutti i miei amici, tutte persone a cui voglio bene mi avete nominato, sono molto felice, grazie. Allora, puoi salutare Radio Free Alla Station dicendo ciao, io sono Antonella Musetti e anche io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo? Ok. Ci provo, perché è un po' lunga. Allora, ciao, sono Antonella Musetti, anch'io ascolto tutti i giorni Free Station, la radio internazionale nel mondo? Sì. Va bene, bene così, va benissimo, va bene così. Grazie, grazie mille Antonella, grazie, forza Roma, grazie ancora. E forza Roma sempre. Grazie, bocca al lupo per tutto. Grazie, bocca grazie al lupo per tutto. Voi. E soprattutto resta grazie, sempre come grazie. Sei perché sei veramente una gran donna. Sei molto gentile, ti apprezzo molto, grazie.